Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera, gentili ascoltatori di Radio Piper, in studio Bonella Massimo per Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, Radio Piper Fontana Fredda, ricordo in FM 88.800, 93.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico col sistema RDS e naturalmente ci potete ascoltare anche radiopiper.it. Trasmissione che va in onda in collaborazione con l'emittente online Radio Sirius TV di Treviso, che risponde al sito internet radiosirius.it. Ringrazio dunque subito la regia centrale di Treviso, Rosario Moreno, che gratuitamente ci rimette in onda per il suo network. Dovete sapere che Radio Sirius ha con sé poi una lista di emittenti a taglio locale che sono collegate a reti unificate e in particolar modo quando andiamo in onda con questo programma che nasce qui, lo ricordo ancora, da Radio Piper. Radio Piper 88.800, 93 e 800 MHz. Saluto alla regia Paolo Gavasso, che grazie a lui riusciamo ad andare in onda, e a questo punto vado a presentarvi gli ospiti che li abbiamo pronti entrambi nello studio 2, vale a dire Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, collaboratore diciamo di questa trasmissione, collaboratore costante, e con lui abbiamo anche Marco Grilli del Movimento Alternativa, che poi ci spiegherà un po' meglio adesso che mansioni ha. Ecco, abbastanza attento, anzi direi che sarebbe da usare il superlativo assoluto, attentissimo alla situazione internazionale in politica estera, e la situazione oggi non è che sia delle migliori. La notizia che è in primo piano in questi ultimi giorni che ci preoccupa è questa nave, questa portaerea americana che si sta avvicinando in maniera minacciosa alla Corea del Nord, e quelli sono lì che non cercano altro che impiantare guerra. Molto probabilmente non sanno cosa vuol dire la pace, non sanno cosa vuol dire vivere in armonia tutti insieme con le famiglie giorno dopo giorno. Ecco, questi hanno in mente solamente la distruzione, la morte, insomma, persone che dovrebbero essere emarginate dalla società civile, tanto per essere chiari, non che poi gli altri siano meglio, perché abbiamo visto anche ad esempio gli Stati Uniti quando sono andati a bombardare l'Iraq oppure i Balcani. Cosa hanno lasciato? Bombardamenti ad uranio impoverito, bambini che sono nati tutti malformati. Ecco, e questo ha un peso non da poco. Ci sono delle responsabilità ben precise, gravissime, non gravi, gravissime, e questa è la realtà che fotografiamo, non è che lo dico io, può dirlo, può constatarlo qualsiasi altra persona. Poi c'è tutta l'altra categoria dei giornalisti nazionali, che praticamente ricordo sia nel 99 con i Balcani, poi con l'Iraq e non solo, che giustificavano queste guerre, questi interventi cosiddetti chirurgici, dicendo che si esportava la democrazia in questi paesi, quindi andavano a giustificare la guerra. Non tutti, per fortuna, giornalisti, perché c'era chi anche parlava e conduceva quel mestiere di giornalista in maniera onesta, in maniera professionale, in maniera attenta. E cosa abbiamo adesso?
La democrazia sarebbe da chiedere a questi signori cos'è che abbiamo adesso in quei paesi, la democrazia. Io vedo che in Iraq c'è una strage quasi tutti i giorni, ormai non fa nemmeno più notizia, 80 morti, non fa un'autobomba o facsimile, non fa nemmeno più notizia. Tutti i bimbi che sono nati mal deformati per effetto della radiazione dell'uranio impoverito, perché l'uranio impoverito, quando poi ci raccontano le mezze verità, perché poi sono abili anche a raccontare queste cose qui, è vero che anche con foglio di carta, un semplice foglio di carta, tu pari, cioè ti ripari dalle radiazioni di questo uranio impoverito, però bisogna completare la notizia, nel senso che se questo uranio impoverito, per quanto basso sia di intensità, va nel circolo biologico della persona, si annida sul midollo spinale, poi inizia a bombardare. Sono bombardamenti per quanto piccoli, ma sono bombardamenti. Alla fine la persona si ammala di tumore, e lì poi succede quello che vi potete immaginare, come abbiamo visto in vari casi, anche nei soldati, ad esempio. Questo, cioè, non è che lo si può dimenticare, questo è un dato di fatto, e ripeto, ha il suo peso, e ci sono delle responsabilità ben precise da parte di tutti. Allora io direi di dare la parola ad Alviano Appi. Io ho voluto così introdurre un attimo anche il tema di oggi, questa malinformazione e la situazione drammatica che abbiamo nel pianeta, cioè questi rumori di guerra, questi eventi di guerra. Che, guardate che come oggi io non ho mai visto una situazione così pericolosa. E quindi è il caso veramente di parlare, di ragionare, di capire cosa sta succedendo, perché va della nostra vita e non possiamo stare zitti, mi dispiace. Allora, Alviano Appi, cosa sta succedendo su questo mondo? Grazie, della linea, dello spazio che ci dedicate. Allora, quello che possiamo dire innanzitutto, vorremmo centrare questo spazio, questo momento che abbiamo a disposizione, è proprio sul metterci in guardia un po' tutti sulle informazioni che riceviamo. Sull'informazione e quindi sulla conoscenza che abbiamo noi, e dopo l'essere umano basa le sue azioni. E da qui ne conseguono cose buone oppure meno buone. E se l'informazione che ho corrisponde alla realtà, le mie reazioni potranno essere abbastanza, diciamo, positivi ed utili per me. Se invece non lo sono, le conseguenze possono essere più gravi. Ed è il caso forse di fare degli esempi. Innanzitutto, dobbiamo dire che in tempi di guerra e di scene di guerra ormai ne è pieno il mondo, in particolare nel Medio Oriente adesso si sta creando anche una situazione nella parte asiatica, l'Africa e anche l'Europa, in particolar modo, diciamo, la zona ai confini con la Russia, dell'Ucraina, eccetera. Abbiamo situazioni di tensione in cui dobbiamo pensare che quando c'è guerra c'è più propaganda che informazione. Quindi io inviterei tutti i cittadini, le persone che ci stanno ascoltando, a cercare di districarsi all'interno delle informazioni che riceviamo, perché abbiamo intenzione questa sera di presentare alcuni casi in cui noi, specialmente dell'Occidente, e quindi il teatro che ci interessa, riceviamo, secondo noi, più propaganda che informazione. Io partirei qua con Massimo Grilli, innanzitutto sulla vicenda del bombardamento siriano avvenuto qualche giorno fa, e che sembra aver provocato la morte con dei gas, con gas nervino, con il sarin, e capire
capire se veramente era nell'interesse del presidente siriano Assad in questo momento fare un attacco di questo tipo, o se invece, come sono le informazioni che arrivano dalla Siria e dalla Russia, in realtà si trattava di missili che hanno colpito un deposito che era in mano alle forze dell'ISIS e che queste sostanze, diciamo, chimiche hanno provocato quello che hanno provocato, ma non sono stati dei missili con testate che già contenevano questo materiale biochimico. Allora, con Marco Grilli adesso proviamo ad affrontare un attimo prima di tutto questa informazione che abbiamo ricevuto. La Siria spara dei missili con armi chimiche e uccide un'ottantina di persone, tra cui molti bambini muoiono per questi agenti. A te, Marco. Allora, Assad non è uno stinco di santo, lo sanno tutti, credo non ci voglia uno scienziato per capirlo, però da qui a commettere un errore madornale del genere, oltre che un crimine di guerra del genere, sotto gli occhi di tutte le nazioni del mondo, in modo così autocratico e, tra le altre cose, proditorio, credo sia un errore che non gli possa appartenere, perché comunque, per quanto dittatoriale possa essere, ha sempre gestito le cose in una maniera abbastanza vellutata. Ora come ora, è vero che appunto c'è una circolazione di notizie molto maggiore, poi bisogna vedere quali siano effettivamente vere e verificabili e quali invece siano semplicemente notizie pubblicate perché vengono distribuite alla massa senza spiegazioni ulteriori, per farlo risultare il classico dittatore sanguinario che deve essere deposto al più presto e tra parentesi apro una piccola riflessione: se fino a poco tempo fa Assad non era così nell'occhio del ciclone e faceva le stesse identiche cose pur non lanciando missili col gas nervino, mi sto chiedendo come mai sia rimasto tanto a lungo al potere. Certo, perché all'improvviso si è diventato così intollerabile agli occhi del mondo. Torno a ripetere, non è uno stinco di santo, sicuramente ha le mani sporche di sangue lui, come molti altri leader nel mondo. Non andiamo molto lontani da lui, in Arabia per esempio, nello Yemen, ma possiamo anche restare molto più vicini a noi, nell'est Europa, per esempio quando parliamo del teatro di guerra dell'Ucraina, è in corso praticamente una guerra civile, adesso non se ne parla praticamente più e lì continuano a morire di fame. In Siria c'è un'emergenza umanitaria che coinvolge molte nazioni e molte ONG. Io non credo che onestamente Assad sia stato così stupido da farsi prendere il prurito alle mani e voler liquidare 80 persone con il gas nervino. Se utilizza il gas nervino lo fa casomai per creare effettivamente, uno che vuole fare una roba del genere penso voglia creare il maggior danno possibile e non andare a liquidare 80 persone. Certo, certo. Quindi già in questo senso secondo me c'è qualcosa che non torna. Detto tra noi poi, la risposta a questo attacco per ordine del presidente Trump è stato un bel attacco alla base aerea dalla quale sarebbero partiti i caccia che poi hanno sganciato i missili su questi depositi contenenti gas nervino. Ma io dico, siamo pazzi? Cioè, tu, pur stato con potere di veto e potere prioritario all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ti arroghi il diritto di compiere un'azione di guerra in territorio straniero senza l'autorizzazione delle Nazioni Unite, senza l'appoggio di chi che sia, e tu pensi di dover essere quello che va a disturbare l'autodeterminazione di un popolo una volta di più, compiendo un atto che per qualcuno è un atto eroico o che dimostra quanto la giustizia debba essere portata avanti, perché Assad ha utilizzato gas nervino e quindi gli Stati Uniti, così come qualsiasi altro probabilmente paese al mondo, si doveva sentire in diritto di porre in essere un'azione
di punizione nei confronti di Assad stesso. Ma stiamo scherzando? Ma siamo impazziti? Ma, cioè, da quando in qua chiunque al mondo può decidere di prendere, passare sopra il territorio di un altro paese, bombardare un territorio per quanto definito, un obiettivo militare, per carità, non civile, a parte il fatto che poi l'intervento per quanto chirurgico potesse essere dichiarato, non lo è stato così tanto, perché comunque l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che normalmente non agisce sotto l'egida di Assad, ha dichiarato che ci sono state anche vittime civili per questo attacco militare alla base militare dalla quale sarebbero decollati i caccia. Quindi non torna il tutto nell'operazione. Allora, grazie Marco. Bene, hai fatto a dire che fino a qualche anno fa, prima del 2011 in cui è iniziata la guerra, Assad, anzi il nostro presidente Napolitano, era andato anche in visita con parole di elogio per il presidente Assad. Io vorrei ricordare a chi ci ascolta che Saddam Hussein è stato molto utile agli Stati Uniti ed America che ha fatto la guerra, ricordiamo la guerra degli anni 80 con l'Iran, e possiamo ricordare che Saddam Hussein possiede le chiavi della città di Chicago. È stata un'onorificenza che certo è stata data dagli USA. Ricordiamo ancora che gli USA hanno avuto amicizia con Bin Laden, il capo di Al-Qaeda. Amicizia nel senso che hanno fornito di armi e mezzi Bin Laden finché si trattava di fare la guerra in Afghanistan ai sovietici. Lo stesso possiamo ricordare che sempre gli Stati Uniti hanno degli amici particolarmente interessanti. Possiamo ricordare che il senatore McCain è stato visto più volte in compagnia del numero uno dell'ISIS al-Baghdadi. È veramente strano come gli americani finiscono con avere una particolare amicizia con grandi dittatori o criminali di guerra. Detto questo, ritornando al ragionamento che facevi tu, sembra che questa mossa di Assad vanifichi totalmente la posizione di Trump nei riguardi della Siria, perché Trump aveva appena finito di dire, intanto diceva ad Obama, statene fuori dalle guerre in Medio Oriente, e questa era la sua politica, quella di togliersi da questa situazione. Due, sembra che è così, il fatto che avesse riconosciuto pochi giorni fa il presidente Assad dicendo Assad è una realtà politica e poi il governo della Siria sarà deciso dal popolo siriano, sembra quasi che il sistema militare americano abbia colto l'occasione per impedire a Trump di togliersi da questa guerra. E forse sarebbe da aggiungere un attimo adesso qualche cosa sullo scenario che si sta aprendo anche in Asia. Allora, siamo veramente nell'alvo dell'assurdo, perché è vero quello che dici tu, diciamo, i presidenti statunitensi e comunque anche i potenti degli Stati Uniti, che sono assurti agli oneri della cronaca più che agli onori, hanno questo brutto vizio di fare dei voltafaccia clamorosi, per cui prima stringono la mano al peggior nemico e dopo lo condannano apertamente. Ma allora, scusa, perché gli hai stretto la mano se poi lo devi condannare? Vuol dire che ti ha fatto comodo fino a quel momento e quindi sei sempre stato falso con lui? Oppure, peggio ancora, tu hai complottato fin dall'inizio con questo soggetto e adesso lo stai utilizzando come rifugio dei peccati per poter coprire tutte le marachelle, per usare un termine molto 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 carino, che tu hai combinato fino adesso, tutte le trame ordite in giro per il mondo? Adesso mi mancava soltanto quella della portaerei con i cacciatorpedinieri deviati verso la Corea del Nord, perché siccome non basta
fare macello intorno, adesso andiamo anche a rompere le scatole ai coreani del nord, che torniamo a ripetere, sono in mano a un pazzo. Però comunque, per il momento, tenendo sempre presente che stanno facendo dei test nucleari che non dovrebbero fare, però per il momento non hanno ancora invaso nessuno, non hanno ancora dato fastidio a nessuno, non risulta che i servizi segreti nordcoreani, per potenti o per mancanti di mezzi possano essere, stiano andando in giro per il mondo a creare caos. Sembra invece che gli Stati Uniti abbiano lo zampino in quasi tutti i punti caldi dove si stanno svolgendo conflitti, dove ci sono disordini in giro per il mondo. E quello che non alimentano direttamente loro, hanno fatto in modo di sponsorizzarlo in modo che altri portassero avanti l'opera, legge Al-Qaeda, okay? e altre situazioni. Il tutto perché poi? Perché si stanno spostando sempre intorno ai soliti bersagli, che sono la Russia e la Cina. Perché andare verso la Corea del Nord significa andare a rompere le scatole alla Cina. Andare a rompere le scatole ai russi significa andare a rompere le scatole alla Cina, oltre che ai russi. Andare a rompere le scatole in Siria significa andare a rompere le scatole alla Cina e alla Russia. Quindi sono sempre quelli due soggetti nel mirino degli Stati Uniti. Perché, punto di domanda? Perché la Russia è l'alter ego, o meglio la nemesi degli statunitensi. Mentre la Cina è il detentore del potere economico per definizione in questo momento. E siccome gli Stati Uniti sono fortemente indebitati, fortemente invasi economicamente, dipendenti economicamente dalla Cina, è chiaro che il loro interesse è quello di fare la guerra alla Cina, in un modo o in un altro, per distrarre l'attenzione da quello che è il loro debito sostanzialmente. E la loro economia, che a dispetto di quanto si possa pensare, non è così florida. Ecco, scusa Marco, intervengo un attimo anche per ricordare, per chi si fosse sintonizzato adesso, questa è Radio Piper, che modula sui 88.800, 93 e 800 MHz per tutto l'Alto Adriatico col sistema RDS. Dunque questa è Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissioni di approfondimento. Stiamo osservando la situazione del mondo, che non è tra le migliori, e dunque io vorrei farti una domanda prima di andare verso la conclusione. Che differenza c'è tra crimini di guerra e fare una guerra? Ma sostanzialmente, secondo me, non c'è nessuna differenza. Esatto, era questa la risposta. Era questa la risposta che speravo che mi davi, perché concordo in pieno. In effetti sono sempre bombe che vanno sopra alle case, sopra alla gente, ai bambini, alle famiglie. In un modo in un altro, è molto spicciola la considerazione, in un modo o in un altro far la guerra a qualcuno significa andare a coinvolgere soggetti che non c'entrano assolutamente nulla con coloro i quali non interessa farla. È molto semplice, e per ciò stesso è un crimine. Certo. Io voglio fare il pacifista figlio dei fiori, però è un dato di fatto: finora qualsiasi azione di guerra, fosse anche una rappresaglia più che giustificabile, se mai si possa considerare tale, ha sempre coinvolto molti altri soggetti, indirettamente o direttamente, che assolutamente non avevano nulla a che fare né col teatro di guerra né con quella che era la scenografia della guerra. Cioè tutto ciò che è stato ordito a priori per scatenare il conflitto. Perché tutte le guerre che stiamo vedendo in questo momento scoppiare sono tutte costruite a tavolino. È un crimine orribile, sia la guerra in sé, perché la poni in essere, sia perché l'hai progettata. Significa essere malati. Solo un pazzo può pensare di andare a bombardare una base siriana in territorio siriano quando non c'entra assolutamente un tubo con il territorio siriano. Ecco, quello che io poi constato dall'alto è questo, no? Che dopo le guerre che ha passato il mondo, l'Europa, negli anni 40, le nuove generazioni, piuttosto di dire, adesso le guerre, basta, è stato un errore, vediamo di concentrarsi per una civiltà migliore, di pace, di armonia e di costruzione. No, rifanno lo stesso errore e anche peggio, cioè ancora più determinazione. Allora io farò
esempio che crea una sorta di parallelismo e poi immagino dovremmo anche chiudere perché credo che siamo agli sgoccioli. Sostanzialmente... Sì, sì, infatti, esatto, ecco, ti chiedo un attimo se per cortesia puoi avere un attimo di capacità di sintesi. Diciamo da studente liceale ho avuto il privilegio di essere introdotto all'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sotto al Gran Sasso. Nel periodo in cui si era appena realizzata la prima fusione a freddo, cosa sicuramente affascinante dal punto di vista degli scienziati e degli studiosi, però questo mi ha fatto poi ragionare a distanza di anni su una cosa: l'uomo è ancora convinto di poter dominare l'atomo. È un errore. Intanto perché io come persona credente stimo sia una cosa che vada contro le leggi di Dio. Seconda cosa, è pura presunzione pensare di poter arginare l'energia atomica, e abbiamo centinaia di esempi più o meno noti al grande pubblico. Noi conosciamo solo quelli più macroscopici, ma in realtà ci sono anche i piccoli incidenti che non sono mai stati denunciati. E credo che l'uomo non abbia ancora capito la lezione, fondamentalmente. Non c'è storia che tenga, purtroppo. Stiamo continuando a ripetere gli stessi errori. Ma questi signori, e chiudo, non hanno ancora capito che se per caso si dovesse fare ricorso alle armi atomiche, in una misura o in un'altra, ragazzi, non ce ne sarà più per nessuno dopo. Per cui la loro smania di potere non potranno soddisfarla, perché non avranno più neanche la fisicità per soddisfarla. Certo. Allora, a te, Alviano, se vuoi concludere, che poi io passo in rapida chiusura perché stiamo sforando. Sì, io per i tempi che abbiamo invito semplicemente gli ascoltatori ad una più attenta analisi delle informazioni che abbiamo, e tenendo presente una luce nella loro mente, che è quella: qualsiasi azione che ci porterà a creare un nemico e ad andare in guerra sarà un'azione innanzitutto contro noi stessi. Vi saluto con questo suggerimento, un abbraccio a tutti e grazie dell'ascolto. Buonasera a tutti. Grazie Alviano Appi e grazie a Marco Grilli per questa collaborazione, per queste spiegazioni che ci fanno davvero riflettere. Infatti, con la tua frase, Alviano, credo che non ci sia nulla da aggiungere. Mi limito solo a chiudere qui il programma di oggi. Andato in onda grazie a Paolo Gavasso in regia a Radio Piper 93888 MHz, e un ringraziamento anche alla regia centrale di Treviso di RST Radio Sirius TV, Rosario Moreno, che gratuitamente ci ripete questa nostra trasmissione. Gentili signore e signori, da Massimo Bonella, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.